Ciao, sono Matteo Saltini e questa è la classifica top 10 poveri. 10. I neri che non sanno nuotare. Una noia pazzesca, dobbiamo andare sempre a dargli i passaggi in barca, uffa. 9. I bianchi che non sanno nuotare. Uguale a 10, però almeno sono più facili da vedere al buio. 8. I poveri che lavorano nei campi di pomodori. Molto bravi, che così possiamo fare la pizza. Basta che non gli venga in mente di fare sindacalisti, perché sennò si distraggono e raccolgono male i pomodori. 7. Quelli che credono che l'uomo sia andato sulla luna. Sono poveri perché sono dei poveri illusi. Si vede benissimo che è un set fotografico ambientato in Friuli. Guarda, si vede anche Udine. 6. I poveri che non disturbano. Molto bravi. Si tengono la loro povertà per loro e non la ostentano. 5. Quelli che chiedono l'elemosina nelle vie poco frequentate. Bravi, così non li incrociamo e non ci sentiamo in colpa perché non abbiamo voglia di regalargli i nostri sudati soldi, che anche noi ci abbiamo le nostre spese. C'è crisi da quando c'è l'euro, col cavolo che con 10.000 lire ti mangi una pizza e una coca. 4. I cinesi poveri vanno abbastanza bene, hanno quasi il podio perché gli involtini primavera sono molto buoni e poi anche loro si vedono al buio. Special award best pollo. 3. I bambini neri che hanno fame in Africa sono molto fotogenici e poi sono lontanissimi e non sanno neanche guidare la macchina, così non ci vengono a disturbare, molto educati. 2. I cani non hanno neanche un soldo, ma sono molto carini. Ecco alcune immagini di cani molto allegre. Al primo posto i migliori poveri sono i ricchi, perché poverini devono comprare un sacco di portafogli, cancelleria e quaderni per calcolare tutte le tasse complicate che devono pagare. Sono i vincitori del nostro ambito premio del concorso, una bellissima flat tax nuova fiammante. Fine, ciao! Ricordatevi di iscrivervi al mio partito e di cliccare alla campanellina per ricevere una notifica ogni volta che faccio il live tweeting di Amici di Maria De Filippi. Ciao! Ciao, sono Sio e questo è un video chiaramente poco serio su una questione molto seria che mi fa molto arrabbiare, quindi volevo chiedervi che se avete voglia potete fare una donazione a Save the Children o SOS Mediterranee, che sono delle organizzazioni che aiutano le persone, ok? Grazie, ciao. Il prossimo video torno a urlare e disegnare cani.